Ciao a tutti, popolo del tubo! Bentornati in un nuovo episodio della serie Italian Rice, ragazzi. Allora, amici miei, siamo arrivati al momento di dover seminare il risetto. Per seminare il risetto, ragazzi, abbiamo questa qua, questa Vernland Accord. Questa adesso lo possiamo ridare indietro, che non ci serve più. L'Accord, l'altra volta abbiamo insomma seminato con questa, ma direi che è ora di venderla e di farci una nuova seminatrice, ragazzi. Cioè nuova non è che ci andiamo a fare seminatrice da 20 metri, nuova nel senso che cambiamo modello, cerchiamo in questa serie di comprare più modelli, di far vedere più cose differenti, perché non è che c'ho bisogno di cambiare, non c'era nessun bisogno di cambiarla, è solo, diciamo, ragazzi, per far vedere un po' più cosette varie. A proposito, ragazzi, ma io vi devo dare un grande annuncio: sono ufficialmente un partner della Giants, ragazzi. Mi hanno dato la partner, grazie ai signori Giants che mi hanno dato la partner, li ringrazio, sono orgoglioso di poter adesso collaborare con loro. Tutto questo lo devo ovviamente ai miei numeri, quindi grazie a voi, perché i miei numeri siete voi. Senza di voi che guardate i video, senza gli abbonati, senza chi mi supporta, senza i vostri like, non ce l'avrei mai fatta. Quindi il mio cuore e il mio grazie, amici miei, va tutto a voi. Il mio amore va tutto a voi. Quindi grazie amici. Da oggi Robby Mello è un nuovo partner italiano della Giants. Grazie a loro, grazie a voi, ragazzi. Piccola parentesi. Era giusto festeggiare. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo anche quasi ai 10.000 su YouTube. Quindi, ragazzi, andiamo alla grandissima, bici ascoltatori, e vai. Grazie. Poi, ragazzi, vi volevo dire che appunto andiamo a prendere un'altra seminatrice. Non è che prendiamo le seminatrici da un milione di metri, ma anzi, rimaniamo sui 3 metri. E direi di andare... Oh, la Gaspardo, non l'ho installata! Rieccomi ragazzi, l'ho installata, mannaggia la capoccetta a volte. Allora, ragazzi, eccola qua, Gaspardo Nina 300, e andiamo subito a comprarla. Dove sta? Dove me l'ha messa? Eccola, stava dietro di me, da noi si dice sen cane de mozzica. Eccola qua, ragazzo, Gaspardo Nina. Ok, cominciamo col dire che lo sappiamo benissimo che le decals non sono così, che il modello non è proprio così, che è solo una reskin di quella di default della Amazon, e che il tuo è balle, ragazzi. Cerchiamo di essere un po', come si può dire, di accontentarsi, di non star cerca sempre il pelo dentro all'uovo, ok? Quindi sicuramente poi il modder ha detto che questa qua sta già subendo degli update, quindi verranno sistemate le decals, verrà migliorato il modello. Quindi, ragazzi, cerchiamo di simulare e cerchiamo di accontentarci di quello che passa il convento, perché quello che manca a molte persone oggigiorno è la capacità di accontentarsi e di cercare sempre il difetto ovunque. Io invece credo che sia molto importante, ragazzi, accontentarsi di quello che passa il convento, soprattutto se non abbiamo noi stessi le capacità di fare di meglio. Cioè, puoi tu criticare uno youtuber se tu non sai fare di meglio? No. Posso io criticare un modder se non so fare la mod? No. Quindi, ragazzi, cerchiamo sempre di accontentarsi, ok, amici? Quindi andiamo a riempire innanzitutto di semi, che ci eravamo scordati, stavamo a semina senza semi, la nostra bellissima Gaspardo. Ovviamente tocca al riso, andiamo nella risaia, e quindi tocca al riso. Usiamo il fantastico fiatino, perché ci basta e ci avanza per seminare il riso con la Nina la Pinta e la Santa Maria, com'era? Ok, cominciamo. Oh, perfetto, cominciamo, ragazzi, con la nostra seminatriciotta. Si dice seminatriciotta? Con la nostra seminatriciotta da 3 metri, ragazzi, e cominciamo a seminare il nostro campino. Io direi, siccome c'è l'indicatore di porche, ragazzi, cerchiamo di usare l'indicatore di porche, però mi sa che sono andato talmente storto che l'indicatore di porchetta, non la porchetta quella che si mangia, l'indicatore di porchetta non è proprio il top, quindi cerchiamo di usarlo dall'altro lato, così magari possiamo seminare
possiamo seminare dall'altro lato, cioè dico dall'interno. Che sto a dire? Allora cerchiamo di fare dall'interno una bella strisciata tutta dritta, in modo che una volta che andiamo dritti possiamo entrare dentro e seminare da dentro, ragazzi, ok? Cerchiamo un attimino, perché sapete che mi piace un botto fa le lavorazioni dall'interno. Dovrò pure riabilitare la GPS mod, che l'ho disinstallata, è un botto di tempo che non la uso, e dovrò pure rivedermi il mio stesso test mod, ragazzi, per ricordarmi come si usa, insomma. Allora, entriamo da dentro, metto giù l'indicatore di porchetta e si va, ragazzi, e si va. Credo che così stiamo andando bene, credo e spero che così stiamo andando bene. Che spettacolo da dentro, a parte che è più rilassante quando sai dove devi andare, quando vedi proprio la linea dritta, così è tutta un'altra roba, è molto più rilassante e va molto meglio la cosa. Ok, allora, ragazzi, avete visto che famo due chiacchiere, sapete che a me mi piace chiacchierare. Ragazzi, avete visto che sta uscendo, è in testing la Gallignani di l'Elex ed RB, ragazzi, avete visto? È tra le mod in testing, quindi io speravo uscisse ieri, ma può darsi uscirà oggi, chi lo sa. Comunque ormai, ammesso che superi test, ovviamente, potrebbe essere addirittura d'arrivo, ragazzi, quindi ci potremmo essere, ovviamente uscirà subito un bellissimo test mod appena sarà pubblica la mod, perché io ringrazio l'Elex ed RB che me l'hanno data in anteprima, quindi ho potuto anticipare i tempi registrando già il test mod della mod, che è una fantastica mod, una signora mod. E poi, come se non bastasse, l'Elex sta lavorando anche al Fortis, il Sametto Fortis, che però è ancora in fase in alto mare, come per usare una sua espressione, perché lui è venuto a trovarmi sulla mia live di Twitch. Io vi dico sempre di seguire le mie live di Twitch quando faccio farming. Oddio, se amate quello che faccio, venite sempre, non solo con farming, vi invito a venire sempre, però soprattutto su farming vengono a trovarmi tanti amici modder, ci viene l'Elex, ci viene Matteo del team SMI, insomma, ragazzi, dove spesso spiegano tante cose, ci danno tante motivazioni, ci dicono quello che stanno facendo. Insomma, ragazzi, venite sempre a trovarmi su Twitch. Ad esempio, questa sera sarò su Twitch in live, quindi vi aspetto proprio con questa bella mappina qua, con la Italia Rice, quindi se avrete piacere, io vi aspetto in live stasera alle 20, dopo le 20, insomma, 20, 20 e qualcosa. Che è successo? Ho sbagliato indicatore delle porche. Ho sbagliato lato delle porche. Mannaggia la miserietta. Vabbè, fa niente. Questa la facciamo da esterno, così facciamo un po' e un po'. E poi vi volevo dire altre cose, ma che mi dimentico, perché io chiacchiero e poi mi dimentico quello che vedevo dire. Tutto ciò è veramente disdicevole. Vabbè, mi ritornerà in mente, magari parlavo di Lele che mi ha detto che sta facendo il Sametto Fortis. Porca miseria, dovevo dire un'altra cosa. Ah, Robby, questa età, ragazzi, l'età avanza, l'età galoppa come un puledro impazzito in una valle innevata. Allora, tiriamo giù e andiamo. Oh, ok, perfetto, così. E intanto il nostro risetto avanza. Nell'altro campo ci abbiamo la colza, non mi ricordo tra l'altro se l'abbiamo diserbata, adesso vediamo un attimino quando arrivo a bordo campo. No, la colza o la soia? La soia mi sa ci abbiamo. Vediamo un po' se l'abbiamo diserbata o necessita di diserbo. Raga, qui purtroppo a ricordarsi le cose è sempre un ternetto allottino. Allora, innanzitutto sta crescendo, sì. Ecco, vedi, mi pareva che dovevo fare qualcosa. Dobbiamo anche diserbare, assolutamente diserbare
dobbiamo diserbare la colza. È colzetta, vero, quella sul campo? Sì, è colzetta, dobbiamo diserbare la colzetta, mentre per quanto riguarda la fertilizzazione i campi d'erba stanno a posto. Pure la calce ci voleva sulla colza, però vabbè. Erbaccio, allora facciamo una cosa, nella speranza che lui non caschi nei fossi, cosa che sicuramente farà, io sono strasicuro che farà, mettiamo l'operaio perché ci dobbiamo andare anche ad occupare della fertilizzazione della colza. Vediamo quello che fa l'operaio. No, già non mi piaci che te vedo che stai andando storto. Vai, vediamo un po'. Ok, mo mi piaci. Torniamo in farm. Siamo saliti sulla BCS, non so per quale motivo. Oh, perfetto. Allora, c'è sto Fiat che sta in mezzo ai campi adesso inutilmente. Non so perché me l'hanno lasciato. Ah, questi operai. Mi tocca iniziare a fare qualche lettera di licenziamento qua, ragazzi. Drift di questi operai che lasciano le cosette in giro, ragazzi. Mi tocca cominciare a fare qualche letterina di licenziamento. Allora, siccome la botte che noi abbiamo, ragazzi, è veramente patatissima, qui ragazzi siamo un'azienda familiare, non è che c'avevamo tisti sordi, ci abbiamo questa botticina qua, io direi di prendere un trattore che sia consono per quella botticina, non è che possiamo andare col 180-90 a portare quella botticina lì, e ci atteniamo sempre a quello che dice il gioco. Quello che dice il gioco, non è che noi possiamo sempre stare qui a telefonare gli agronomi. Pronto? Per tirare sta botte da tot litri, che trattore si usa nella realtà? Ah, bene, no, non posso far così, quindi ci atteniamo al gioco. Quindi qua dice che la botte è piccolina, non c'è dice niente per quanto riguarda la potenza, quindi io vado su mezzo piccolo, che possibilmente mi possa far risparmiare i zinzotti. Allora, visto che di Fiat per il momento ne abbiamo una caterba, e quando dico caterba noi potremmo prendere anche mi è venuta un'idea, lo so io quello che devo prendere. Allora ragazzi, ho inserito una mod che mi è venuta in mente, ragazzi, che trovate sui siti esterni, quindi non la trovate su quelli ufficiali ma su quelli esterni. Il Landini 8550, ragazzi, mi è venuta in mente sta mod, quindi adesso, visto che è una bella modina storica italiana, la mettiamo. Allora, configurazione, un bel pesone frontale, il motore mettiamo quello un po' più potente, quello elaborato da 95 cavalli. Il caricatore frontale attualmente non ci serve. Le ruote, visto che dobbiamo diserbare, le mettiamo... non si può diserbare con questo. Cioè, non si può mettere le ruote strette con questo. Allora facciamo al contrario. Ragazzi. Facciamo che questo lo mettiamo a seminare, e col Fiat, che ha le ruote patatine piccoline, il Fiat lo mettiamo a fare l'altro lavoro del diserbo. Guardate che spettacolo. Saliamo su Landini. È spettacolare, ragazzi, spettacolare proprio, ragazzi. Quindi raggiungiamo l'operaio su sto campo qua e mettiamo l'operaio a fare il lavoro di campo, e noi seminiamo con Landini. Aspetta, che già vedo che sta a fai danni questo. Aspetta operaio, aspetta un attimo amico mio. Lascia sta seminatrice e vattene. Ok, andiamo direttamente in farm con questo e mettiamo l'operaio questo a diserbare. Ok, visto che il Landini, non so perché quel modello lì non monta le strette, ragazzi, non lo so, ovviamente non avendo esperienza con i trattori nella vita reale non vi so dire il motivo per cui non monta le strette, oppure magari non l'ha messa il modder, questo non ve lo so dire. Comunque tanto il problema non c'è, perché sto modello qua di 1300 c'ha di tutto, c'ha ruote strette, ruote larghe, ruote di pneumatici, questo, quello, quell'altro, quindi ragazzi non c'è assolutamente problema. Quindi con questo qua adesso facciamo il lavoro
di Serbo. Carichiamo il diserbo, carichiamo tutto. Che è dentro là? Fertilizzante liquido o diserbo? Ho visto che c'è. No, è fertilizzante, non ci serve. Non ci serve, ci serve il diserbo. Allora, vediamo se ce n'è. Aia, vediamo se ce n'è un po' dentro. Vediamo se ce n'è un pochino dentro. Sì, ce n'è, ma poco. Meglio andarla a recuperare, anche perché questo c'ha 400 di capienza. Quindi cerchiamo un attimino. Dovrebbe essere questo il punto di ricarica. Esatto. Perfetto. Allora, questo qua lo portiamo sull'altro campo. E poi noi invece finiamo. Allora, questo qua lo portiamo su questo campo qua, mentre di là noi finiamo appunto di. Adesso un campo lo finisco io, questo, e poi metto l'operaio, perché mi piace farvi vedere. Oh, perché non è dispiegata? Mi piace farvi vedere, sapete, varie lavorazioni più lavorazioni. Aspetta che forse è il caso di, aspetta di alzare, ecco, di alzare un po' il gettino. Ecco, abbiamo alzato il gettino, guardate che spettacolino. Quasi trasparente sto oggetto. Non so se è stato ritoccato dal modder oppure era un effetto luce, non lo so. Però vedete, quasi trasparente come oggetto. Beh, penso che sia più realistico così, ragazzi, credo, a vederlo. Però ragazzi, non potevamo entrare qua con Landini su sto campo. Avremmo calpestato sto mondo e quell'altro. Quindi ragazzi, bene così, bene che ci siamo venuti con questo. Vai, 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 vadi, vadi. Ok, poi metteremo l'operaio sull'altro campo, sperando. Ma comunque ho paura che l'operaio qua mi fa dei casini. Quindi è meglio, ragazzi, che questa lavorazione la finisco in live, va. La finisco io senza mettere l'operaio, la finiamo in live stasera su Twitch. Penso che sia la cosa migliore di finirla stasera, mentre che facciamo quattro chiacchiere. Allora, tiriamo su, sempre dall'interno. Qualsiasi lavoro fatto dall'interno è uno spettacolo. Là c'è il nostro vigneto, ragazzi, bello, bello falciato con la BCS. Tra l'altro, ragazzi, ho letto che ce l'avete in tantissimi la BCS. Sono proprio contento di vedere, ragazzi, che partecipate al dibattito quando vi chiedo le cosine. Io vi leggo, vi leggo veramente, mi fa piacere. Sono proprio contento. Allora, e tantissimi, ho letto qualcuno che ce l'ha, che non la usa più, invece tantissimi che ancora la usano. Fighissimo, fighissimo, ragazzi. L'interazione fra YouTuber e il suo pubblico è qualcosa di stupenda. Allora, mi fermo un attimo qua, ritorno su Landini con il motore elaborato, riattacco la Gallignani. Ok, riattacchiamo la Gallignani. Ok, perfetto. Ok, non fate caso a una delle mani del player che sembra che gli hanno mancato una mano, ma insomma... ripeto, come ho detto a inizio video, ci dobbiamo accontentare di quello che passa il convento, delle cosine che ci regalano i modder. Ricordo sempre, regalano, perché non paghiamo niente. Non è che dice, oh, ho pagato sto Landini, guarda un po', c'è l'operaio con la mano che non va bene. No, è tutto regalato. E i vecchi proverbi, che adesso purtroppo sono andati in disuso, ma che sono sempre utili e che dovremmo sempre ascoltare, dicono: a caval donato non si guarda in bocca, ragazzi. Quindi questo bel andinuccio ce l'abbiamo, ce lo teniamo, eppure se l'operaio c'è la mano un po' stortina non succede niente, ragazzi. Non sono cose che vanno a minare la giocabilità. Non è che dice, oh, quando lo accendi vola via, quindi non posso seminare per aria. Sono cose, insomma, che ci si può passare. Veramente bello, ragazzi, questo Landini. E ecco, a questo punto vi rimbalzo la palla a voi. Avete, ragazzi, voi in farm un Landini così? Cioè, ce l'avete magari proprio sto modello qui? Oppure magari un modello più vecchio, più nuovo? Peccato che sul 19 non c'è il testa calda. Io mi pare che di ricordare che nel 17 ci fosse anche il testa calda. Fighissimo, Landini testa calda.
Però ecco, mi pare che c'è solo sul 17, c'è il mio che è il Legend, che poi era una reskin appunto dello Stara, e il Landini, questo qua. Non so, ripeto, non sono un esperto di trattori, di modelli, appunto chiedo sempre a voi. Avete visto che sono usciti dei McCormick? No, io so che McCormick e Landini mi sembra che abbiano la stessa licenza. Quindi non so se magari quei McCormick che sono usciti si potrebbero reskinnare Landini. Se sono dei modelli Landini reali, cioè se ci sono, oppure sono dei McCormick e basta quei modelli lì. Ecco, questa è un'altra cosa che vi chiedo, perché se si potessero reskinnare Landini sarebbe una figata. Avremmo comunque dei Landini da reskinnare, insomma, dei Landini da portare su Farming. Quindi fatemi sapere, o se magari io so che Landini e Massey, perché la Massey ha comprato la Landini, questo lo so, a un certo punto della sua storia la Massey ha acquistato la Landini, quindi ci sono anche Massey con questa, anzi questa è una reskin di un Massey sicuramente. Quindi ci sono modelli simili, e magari c'è qualche modello Massey su Farming 19 che io non lo so, che reskinnato potrebbe essere identico a un Landini. Quindi insomma, fatemi sapere queste cose, perché queste cose, amici miei, io non le so e sono veramente interessanti. Cioè io non sto qui, io non sono uno di quei canali che sono agricoli, io semplicemente mi piace Farming, gioco a Farming e imparo con voi. Io da quando ho iniziato la mia serie del riso su Farming 15, che sto imparando insieme a voi e sto crescendo con voi fino appunto a raggiungere la partner con la Giants. Quindi non mi voglio fermare, voglio continuare a crescere e voglio continuare ad imparare. È per questo che vi chiedo sempre tante belle cosine, ragazzi, perché mi piace imparare insieme a voi, amici miei, insieme a voi. Allora, amici, io vi ringrazio di cuore di essere arrivati fin qui. Ovviamente ringrazio in particolar modo i miei amici abbonati, che sono l'anima, la vita del canale, mi consentono di andare avanti, consentono al canale di andare avanti, quindi grazie. E vi ricordo che gli abbonati di livello Popolo del Tubo potranno entrare a giocare nei miei server privati di Farming e Minecraft, oltre che avere dei video ogni tanto in esclusiva. Detto questo, vi ricordo che stasera sono su Twitch dopo le 20, vi ricordo che in descrizione trovate i link per comprare Farming Simulator dai miei link partner, quindi ragazzi, ci sono i miei link partner adesso per Farming, oppure ci sono gli altri giochi su Instant Gaming, dateci uno sguardo che sta tutto in descrizione. C'è anche il mio shop, ragazzi, dove potete comprare magliette e tanto altro, sempre in evoluzione, dateci uno sguardo se vi interessa. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Evviva Landini, evviva la Gaspardo, ciao!